Buongiorno, buongiorno. Ci siamo, occhio pecoro, sempre bello pecoro, guardate quanto è bello pecoro, bello, bello pecorello. Ma bisogna alzarsi, si va. È lui o non è lui? Certo che è lui, lo schiso. Guardate come schisa bene la mattina. Depecorizzato al top. No. Vabbè. Raga, anche stamattina sta pieno più che mai. Ogni mattina più, ma com'è sta storia? Arrivo, levo queste, poi incazzo, perché figa zero sempre, raga. Non posso cadere in tentazioni anche se sta pieno. Tipico cane da figa. Eccolo. Chi è? Chi è? Chiappala! Chiappala! Guarda come corre la figa, guarda, guarda! È la figa! Corri! Chiappala! La capta, la senti, crede! Oggi non è un bel tempo, ma questo non lo possiamo decidere noi, però possiamo decidere se farla diventare una bella giornata. Quindi abbiamo bisogno di un bel sound check. Proprio quello che volevo! Volevo partire così! Un super lunedì! Sulle mani! Sulle mano! Io vi amo! Ma soprattutto! Quando cazzo attacca! Se sei un coccodrillo! Dillo! Mamma mia, forza coccodrilli! È il vostro capitano che vi parla! Decolliamo insieme questa mattina! Il risveglio perfetto te lo dà solo Carletto! Una settimana veramente fondamentale, anche perché ci sarà anche la consegna della macchina, ma non so Giulio a che punto è, perché qua boh, video cose, ma a che punto stai? Sta macchina, quando me la ridai? Ma buongiorno! Allora, il lavoro. Donne di altri tempi. Guarda, eccolo il viziato, guarda, guarda. Fatti vedere. Viziato, io firmo i cambiali. Sì, fatti vedere. Ma sei tu? Porco cazzo. Ok. Dai. Dai, ma tonto, ce l'ho pesata a meno, ma... No, che palle che sei, oh, è incredibile. Buono, non sai niente. Questa mi serve. Io piani. Questa mi serve. Io... No, questa mi serve. Per far vedere quanto abbiamo andato a motocross. Certo, no, fare le sgommatiche. 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 Come sei stato a Milano? Benissimo. Che fatto? Ma buongiorno! Buongiorno, un cazzo! Ma che stai a fa? Sto scompa quello che non fai tu. No! Così cattivo stamattina? Ma questo non bel... cattivo! Fermo! C'è il capello e il cordino a Richelieu! Bienvenue, mes amis! Regarde ici, il y a... Fermate! Il y a les cheveux comme le cardinal Richelieu, les cheveux comme le cardinal Richelieu, les cheveux comme... Ma dove te dico io? Le metti dans les coillons, dans les ballons de football pour le cardinal Richelieu. C'est très, très, très beau. Très beau, Faustinio, col cardinal Richelieu. E levati di coglioni! Levati! Ma tu essere umano, tu dois essere più... Mannaggia la ma... No! Oh. Ah. No, la blasfemia, pur charité, Faustino! La macchina mia quanto è via? È quasi pronta, manca veramente poco, cioè manca veramente dei dettagli e poi la tua macchina sarà tua di nuovo e bellissima. Non preoccupare. Mannaggia! No! Hai capito bello? Oh! Hai capito o no? Ho capito, basta che te ne prego, da pulito lì! Ah! Oh, ma via! Oh, come la fa? Mica c'ho il superpotere che mi dileguo!
Scusa, io veramente, pensi che io sono un supereroe? Cioè, tu pensi che io fa così e sparisco? No! E che? E la sparia la sveglia? Eh no, io non sono un supereroe. Tu pensavi che se facevo così e sparivi erano discorsi? Sempre nervosetto l'amico mio. Perché c'è sto cappelletto, ma quanto è bello, fammi andare via perché sennò veramente è troppo bello. Attenzione, c'è una nuova zebra in città, eccola! Che zebrata, ragazzi, eh! Mamma mia, eh! Che fashion style, zebra, alright, fashion style! Famosi 50 grammi di battito. Meno, scusate. Rettifico, 42 grammi, incredibile, guardate, eccole, 42 o forse 40, eh? Vabbè, aspettate. Ehi! Allora, vediamo come lo chiamano questi! Ma tutti questi finocchi rifinocchiati con doppio pinsimono rifinocchiato, che dieta è? Fuori cazzo mio! E che dieta è? Quella che mi fuori cazzo mio! E dopo? E dopo? Oh! Grazie, ad alla vista! Allora tu non capisci! Ma perché? Ma me la questi musiciani che li vuoi vedere! Ma perché? È belli, guarda! Ma che è belli! Belli! Perché? Ma stanno tutti in famiglia! Guarda belli! Ma allora, c'hanno il merletto sopra la capoccia! C'hanno fare la fortezza della volta! Ma te sciacque dico io! Mannaggia! Legali va! E vattene! Oh! Ma a me mi piacciono tanto, guarda. Allora vattene la pete su alto, può fare da me. Ma sono una famiglia unita. Ma è qua unita, che è? Unito, ma io voglio vedere un'altra cosa. Amore, c'è il giornale della radio, vuoi vedere quello? Ma il giornale o la radio? Tu. Vattene! Col pennello. Mannaggia. Giuseppe Barbera, professore di punto. Dormimo? Ma me dici che cavolo stringi? Ma sei da dormire? Ma che dormi? Chi dormi? Come? Dormire? No! Che facevi? Riposavo io! Sì, dai! E dormiva, si era stesa tutta! Ah. Dai, beh, su! Che stiamo a fare qui? Dai! Ma io dai la foto! Dai! Ma andiamo dappertutto! Ho detto che oggi chiudeva il mio store, mi avete scritto in tanti. Fino a venerdì alle 12 potete acquistare su www.carlettolife.com. Fate swipe up, sta pieno. Guarda, cosa ho portato. Vedi la porta con tutte. Com'è, nonna Maria? Bello, Federico, grazie. Sì, questo è il paese. E vedi la porta con il merletto sopra. Come Simpson. È quello, ragazzi, il merletto. Sì. Di qui è San Grifolto, il patrono del Bettona, Paro Cocco. Ma Paro Cocco che? Che Paro Cocco? Era venuto a abitare qui. Poteva abitare sotto al passaggio. Una volta abitavo con due pari. Laggiù, una volta sì. La famosa strada che riscappa laggiù, perché chi è che non è mai stato su una strada che riscappa? L'arco, laggiù, c'è laggiù, l'arco. Laggiù, ragazzi, laggiù. Qua è coso, cosa, laggiù, dentro. Lassù. Cioè. Sta zitto. Fate? C'avevamo le bancole, noi c'avevamo abbigliamento da bambini. Venivamo a fare il mercato. È vero? Stavamo proprio bene. Ci volevano tutte bene. Da chi? Da lui? Ma io ho detto che sono dopo che andavo in pensione. Ah, lui mi metteva a posto per bene. Lascialo via. Andiamo via. Guarda quanto è bellino il caso. Oh, mi tocca i capelli che io ho lavato stamattina. Sui monti. Ma anche tu che stai di casa, quella che faceva l'amore con lui. Sta giù di lì. La strada. Io? Questo è matto, nonna Maria. Sì, guardate, fai vedere, nonna Maria. Dove arrivava l'acqua? Di lì. Sta là per di lì. Guarda, c'è di qui e c'è di là. Anche di là. Fermate Dio! Oh, no. Via. Lì, oh. Tu che te ne interni, campagnolo? Io ho ma che apre il vetro? Che piove! Chiude sto chiude sto affare sopra! Si riempie d'acqua là! Ma che stai a dire? Ma che sto a dire? Fa pelare l'aria dai capelli, no? Camina! Chiude! Fa pelare dai capelli! Fermate Dio, buono!
Ah! No, hai detto buono. Chiude sto tetto, ma che qui è l'acqua! Si riempie d'acqua di qui. Dino! L'estate è fresco fresco, sai le trombate? Ma nonna Mari! Trombano con il trombone, non suonano. Sta sempre a pensare di lì. Te ne c'è anche una banchina. Una banchina. C'è la banchina per sta te. E che ci si fa? Che ci si fa? E ci si fa tutto, c'è può anche sdraiata lì. E che fa? Trombano. Oh. Trombone. Un bel giro? Sì, è stato bello e un bel buco. È vero, nonna Maria? Tanto, grazie Federico. Mannaggia. Sei contento? Avercele, nipote, come te. Oh, meno male. È un po' stronzetto, ma... Raga, queste cose gli ridanno... Si incazza, ad appiagli a fare dietro. E mo li più io, vai, vai libero, vai. Che stai fa male? Se mangia la porchetta! Guarda che gozzone! Guarda che gozzone! Guarda che gozzone! E era tutta sta porchetta! Cazzo tutta! Ma c'è la bocca piena! E mangia tutta la porchetta! Funziona così! Lui mangia la porchetta! Burgerino! Buono Faustino, eh o no? Buono? No. De che sa? No. Però l'hai finito. Sei mai contento però? Vabbè, non mi piace, ma non mi piace. E non mi piace. Ti piace o no? No. Perché? Non mi piace. De che sa? De che sa? Carne, che? Ah, ok. Caro no. Perché? 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 Perché il figlio della mia. Rock! Perché? O no? Come ha fatto a uscire senza essere aiutato da nessuno? Vedi che sono arrivati. Un po'. Grazie mille. Queste mi servono. Grazie mille, Simone. Ringrazia Simone. Grazie, Simone. Guarda la tavoletta, vedi lì, gnoccola. Che la guarda? E come fa l'alto del vetro? Come la fa? A vedere, guarda. E tu solo a guardare. Guardo, non può fare. Ormai mia figlia. Mettilo, scemo! Ma era un gatto. Dico Lorenzo, alle 19. Coccodrilli. Domani sarò in diretta con il mio amico Lorenzo alle 19. Vi parlerà un pochino della sua storia. Mi sono molto affezionato a lui e soprattutto a come affronta la vita, la forza d'animo. Quindi domani ve lo vorrei condividere con voi questo momento. Sono stato fino al telefono con lui per capirne un po' di più. E poi, dopo questa diretta che faremo per conoscerlo e per conoscerci, sosterrò anche degli allenamenti insieme a lui, perché quello che mi colpisce è la sua forza, ragazzi. È un ragazzo veramente speciale. Lori, sei in grado, ricordatelo. E è bello anche far vedere queste realtà. Io che non ho nel mio piccolo la possibilità, ve ne vorrei parlare e far vedere, perché è una cosa veramente bella. Grande Lori! Solo se soffri tu, hai detto sì. Il positivo quantomeno anche del mio peso sia quasi lo stesso, perché sai, significa che se mi dice che per lui guarda il programma incredibile, forse mi trova almeno a raggiungere e lei prega. Ma so che dovrà scendere parecchio. Buonanotte, ci vediamo domani.
vi volevo ringraziare ancora per tutti i splendidi messaggi che mi mandate, veramente, raga, mi date una forza incredibile. Credo che questo sia anche uno dei miei punti di forza, che siete proprio voi, questa energia, sta voglia di fare, sta voglia di vivere sempre al massimo e con una bella carica positiva. Spero di tramandarvelo anch'io. E niente, sapete che ci tengo molto in questo momento in cui riesco a esprimermi con voi, quindi per me è importante, importantissimo, e spero che lo sia anche per voi. Buonanotte, capitano, vado a dormire che è cotto.